danno accusando un grande del personale. Io invece devo dire i candidati sia di questo partito che dell'altro partito, perché bisogna essere, no, non è che si siano proprio insieme, però i sostenitori a volte sia di qua che di là, attenzione, perché sennò Mattacciano, questo Mattacciano è reggio, non è reggio, ti vediamo la seccia, hanno detto cose sul personale, su questo, su quello, non va bene, non dobbiamo andare nel meschino. Ripeto, abbiamo tutti esagerato, tu, io, tu, chi presente, chi non è presente, questo serve da lezione. Il rispetto reciproco, la competizione va fatta con serietà, con logica e con un programma ben definito. I programmi ci sono, ma nessuno parlava di programmi, di quali era, qualcuno di... Allora la gente a questo punto è andato, ha letto, ha fatto, ha voluto e alla fine ha premiato chi voleva premiare. Quindi, né più e né meno, questa è la politica. C'è chi vince e c'è chi perde. Ma gli applausi vanno fatti innanzitutto a tutti i candidati, a tutte le persone di questa lista e dell'altra lista che si sono messi in gioco e vanno ringraziati tutti e 24, perché mettersi in gioco per dare delle cose al paese, per mettersi proprio al servizio, non è facile, non è da tutti. E quindi tutti, ripeto, tutti 24 candidati, va un applauso. Ecco. Adesso invece andiamo a presentare in ordine come stanno scritti. Allora, chi è che ha vinto, tra virgolette, avete vinto tutto? No, so, buon, vabbè. Autiero Nicola. Chiello Antonio. D'Agostino Francesca. Guarino Cesario. Guarino Giuseppina. Mangiacapra Domenico. Tutti con gli applausi, forza. Tenetevi un po' distanti, però mi blocco un po' perché dovete tenere un po' più distanti, ragazzi. Lo so che la verve c'è, però distanziamoci. Marrandino Alfonso. Migliaccio Gina. Napolotto Lucrezia. Rao Giustina. Turco Francesco Maria. Villano Cesario. Vabbè. Era qui poco fa. Vabbè. Si presenta le cose. Adesso era candidato a sindaco, invece adesso è sindaco ed è Enzo Guida. Giovanni. Del nostro Giovanni Visco.
Buonasera. Buonasera Cessa. Allora io faccio gli auguri al sindaco Guida, che guiderà per altri 5 anni questo comune con la nuova primavera profumata per il futuro del paese. Ma in questo momento io devo dedicare una poesia a un nostro amico che non c'è più, che sarebbe stato insieme a noi in questo momento. Sono convinto che sarà in mezzo a noi, perché è presto, noi lo ricordiamo e lui sta in mezzo a noi. Luigi Oliva, un contranomma, Cicina Sip. La poesia che ho dedicato è l'amica di tutto quanto. Grande poeta, a così mi salutava. Sei stato l'amico mio più sincero, all'intrasatto mi lasciava e su cuore malato un pietro che mi sbatteva. Cici, tutte e domeniche e feste con mannata, io ero felice di incontrare. Ci sentivo a messa e Don Peppino e poi ti accompagnava a casa per mangiare. Quando ti vedevo mi rendevo cuore, soltanto a te contavi per me. Sei stato per me un confessore, che mi sapevo consigliare. Se mi stato in Corale Cesa, mi girato la campagna, a qua e là, se stato almeno un frate che non teneva, ti avesse dato cuore si poteva. Cici, tutti Cesi ti è venuto a onorare, e spero di incontrare un paradiso, tu aspettami all'ingresso, che prima o dopo mi verrai arrivare. Il grande poeta ti ha scritto la poesia, e che se dura un'eternità. Appresso Gigi, ci avremmo a via bottega luminosa, profonda la verità. Grazie. Un saluto e vi lascio in mano ai miei amici. Un abbraccio a tutti quanti, grazie. Giovanni Visco, un applauso. Adesso la parola a Benedetto. E mi sono guida. Buonasera. Perché state qua? Che è successo? Abbiamo vinto! E forse è stata la vittoria più bella, è stata la vittoria che abbiamo combattuto con più passione, con più ardore. Sapete perché? Perché nonostante quello che abbiamo fatto nei 5 anni passati, nonostante l'impegno, la passione, il sudore che abbiamo messo nei 5 anni passati, alla fine ci siamo ritrovati tutti quanti contro in questo paese. Abbiamo fatto una battaglia contro tutti e abbiamo vinto. Soli contro tutti. I miei amici nei momenti di sconforto mi dicevano: Enzo, abbiamo tutti i medici contro. E dicevano: Enzo, ma tu hai visto quello schieramento che c'è la sera sulla piazza? E io non nascondo che, diciamo, questa cosa mi preoccupava, però dicevo, dalla parte nostra abbiamo la forza delle idee, la forza dei progetti, abbiamo la passione, la voglia di cambiare questo paese e di farlo assieme. Eravamo non noi soli, eravamo noi con tutti quanti voi e stavate accanto. Eravamo noi 12 candidati, il candidato sindaco, avevano la forza, la spinta propulsiva di tutti voi che ci davate la forza di continuare avanti in questa battaglia. E quindi oggi posso dire con un pizzico di orgoglio
non bastano i medici a fermarci. Non bastano le forze oscure di questo paese a fermarci. Non basta, ci vuole ben altro. Non è servita l'invidia a fermarci, non è bastata la cattiveria a fermarci, non è bastato l'odio a fermarci. Noi siamo la gioia, siamo l'amore, siamo l'arcobaleno, siamo qualcosa in più che ci ha consentito di continuare in questo percorso. Siamo l'arcobaleno che spazza via l'autunno e sarà ancora primavera in questo paese per 5 anni ancora, per altri 5 anni. E siamo anche quella compagine che ha permesso che che la Lega non mettesse la bandierina. E io stasera, in omaggio della Lega che non ha messo la bandierina, mi sono messo la giacca verde. Abbiamo vinto sull'odio, abbiamo vinto sul rancore, abbiamo vinto sull'invidia, sulle cattiverie, sull'offesa. E mi dispiace, ma lo dico veramente con amarezza, perché so di cogliere il senso, la stessa inquietudine che hanno vissuto molti amici che con me si trovano sempre nello stesso campo politico. Mi dispiace che qualche amico abbia deciso di frequentare altri posti e che abbia deciso di sostenere un'altra lista fatta da fascisti, da leghisti, da Movimento 5 Stelle. Il nostro posto è qui, il nostro posto è su questo lato dello schieramento politico, e mi dispiace che questa persona, per ragioni che si porterà forse appresso, non ci spiegherà mai, ha deciso di fare un'altra scelta. Peccato per lui, ha perso anche lui. Bravo! Grazie al mio vice sindaco, non so dove sta, se ci sta, Tonino Esposito. Ci sta. È stato per me qualcosa di importante. Grazie all'assessore Antimo Dell'Omo, che ha deciso di non ricandidarsi ed è stata una colonna importante per molti anni, con lui ho condiviso anche la battaglia nei banchi dell'opposizione, 5 anni di amministrazione. Grazie a Lucrezia Novarotto, che ha condotto una battaglia generosa. Grazie a Cesare Guarino, grazie ad Antonio Borzacchillo, grazie a Generale. Sono i 4 amici che purtroppo le regole democratiche non hanno consentito loro di essere eletti, ma loro sanno, perché te l'ho promesso, che saranno parte di questa squadra, continueranno a dare il loro contributo, il loro aiuto a questa formazione. Ma devo ringraziare anche le forze politiche, perché vedete, quando io ho parlato di programmi, quando io ho parlato di idee, non è che è tutto frutto della mia scienza, nonostante che qualcuno dica che io sia presuntuoso, ma è frutto anche di un'elaborazione politica, è frutto del fatto che io da un bel po' di anni milito in un partito, che è il Partito Democratico, in un partito dove si discute, si ragiona, in un partito dove si fanno delle proposte. E devo ringraziare il Partito Democratico e in particolare una persona, Nunzio Migliaccio, che è l'attuale segretario del Partito Democratico, che quando io ero poco più, diciamo, di un ragazzino, ha creduto in me, e oggi la forza dei numeri ti hanno dato ragione. E devo ringraziare anche chi del Partito Democratico, caro segretario, non ha inteso fare questo tratto di strada con noi. Non va niente, hanno perso anche loro. Non ti preoccupare. Ringrazio i compagni del Partito Socialista. Cesa, abbiamo una delle sedi storiche del Partito Socialista. Ringrazio tutte le forze politiche, i gruppi che hanno composto Nuova Primavera Cesana. Sono indeciso se citare i nomi dei sostenitori, perché ne siete tanti, quelli più attivi, quelli che mi hanno accompagnato. Rischio di sbagliare qualche nome e poi già so che scendo dal palco e qualcuno mi dirà: hai dimenticato me. Allora ringrazio
tutti quelli che mi hanno accompagnato in questi mesi, mi hanno accompagnato nelle case, mi hanno dato suggerimenti. Abbiamo fatto i summit notturni che sono durati fino alle 3 del mattino, mi hanno richiamato, mi hanno dato dei preziosi suggerimenti, li ringrazio. È una squadra importante che abbiamo costruito sul campo, una squadra fatta di persone che crede in quello che stavamo facendo. Saluto Aniello Oliva, che stasera non è qui ma so che ci sta ascoltando, e saluto anch'io Gigina Asip, che era il nostro compagno storico, che sicuramente sta gioiendo con noi. Faccio un po' il tenero, ringrazio la mia famiglia che hanno combattuto con me questa battaglia, i miei fratelli, l'incoraggiamento dei miei figli, e poi ringrazio la vedetta lombarda Erika Alma, che è stata un po' l'anima di tutta la squadra ed è la mia compagna. Grazie a Erika. Cinque anni fa ricordo perfettamente che facevo il primo consiglio comunale su questa piazza e il mio avversario di allora, il mio avversario dell'epoca, diceva, l'ha detto più volte, che noi non eravamo maggioranza perché avevamo preso solo il 42% e che loro, se si fossero uniti, avrebbero raggiunto più del 50%, avrebbero fatto 32 e 33 e sarebbero arrivati a 67, qualcosa del genere. Dopo 5 anni si sono uniti e non hanno raggiunto più del 50%. Questo per dire che la politica è qualcosa di diverso dai numeri. La politica è qualcosa che si vive tutti i giorni, che si vive facendo una azione quotidianamente. Soprattutto la politica deve essere la politica dei contenuti, la politica delle idee. Io confesso che questa campagna elettorale non mi è piaciuta perché i nostri avversari hanno provato a portarci su altri campi che erano il campo dell'offesa, della denigrazione, delle urla. Noi siamo stati bravi nel continuare a parlare di quello che vogliamo fare, di quello che pensiamo sia giusto fare in questo paese. Io da qualche anno ho sempre parlato di uno scontro tra l'odio e la gioia. Nicola Autiero, nella sua percezione, nel suo intuito politico, nel primo comizio disse: non è uniti per Cesa, ma è uniti contro Enzo Guida. E così è stato. È stato un referendum sulla mia persona. Io so di essere caratterialmente particolare, so di essere caratterialmente anche duro, ma credo che per amministrare questo paese bisogna fare così, altrimenti non si esce ad affrontare la miniera di problemi. E quindi c'è stato un tentativo di portare lo scontro su un piano personale. Dicevo, offese, denigrazioni, urla, ho sentito dire di tutto, si sono fatti dei passaggi squallidi sulla mia vita personale, ma alla fine voi avete premiato l'altro campo, cioè il nostro, cioè quando si parlava di quello che vogliamo fare, di quello che vogliamo raccontare, voi avete premiato questa formazione. Ora io faccio un appello a chi oggi è minoranza in questo paese, perché lo hanno deciso le urne, hanno deciso gli elettori. L'appello è quello di riportare in questa fase la serenità in questo paese. Bravo. Abbiamo fatto una campagna elettorale dove si è respirato un clima pesante. Abbiamo fatto una campagna elettorale dove mi sono state raccontate delle cose che non ripeterò questa sera perché non è il caso, ma vi garantisco, non è stata una bella campagna elettorale. E se c'è l'intenzione di continuare su questo con questo linguaggio, con questo modo di fare, proprio oggi, quel candidato che girava con la maglia gialla ha continuato a dire che io non sono il suo sindaco, ed è grave che un candidato che fino a ieri era consigliere comunale
dica che io non sono il suo sindaco, nonostante il 55% delle persone di Cesa abbiano stabilito questo. Allora, ai miei avversari, a chi siederà in consiglio comunale, io dico una cosa molto semplice. Se voi volete continuare a percorrere questa strada, non ci sarà dialogo. Se voi volete dialogare con noi, innanzitutto abbandonate certi linguaggi, mettete da parte certi personaggi. Bravo! I soggetti poco chiari, quelli oscuri, per intenderci, devono stare lontani, se vogliono dialogare con noi. Io credo che sia giusto farlo, credo che sia giusto dialogare maggioranza e opposizione, perché la democrazia deve essere fatta sul confronto. Ci possono essere delle visioni diverse, ci possono essere delle idee diverse, la sintesi è sempre un qualcosa di utile, a condizione che la maggioranza sia portatrice di un interesse collettivo e che l'opposizione sia portatrice di un interesse collettivo. Se a parlare al posto della minoranza sono altri soggetti, non dialogheranno con noi. Se ci sarà un vero spirito di collaborazione, le nostre porte saranno aperte come lo sono state in questi 5 anni. Io spero che questo appello, non è il mio interesse, perché voglio dire, alla fine abbiamo governato 5 anni, possiamo continuarlo a fare, ma è nell'interesse di questa comunità che ci possa essere un vero confronto. Questa campagna elettorale però mi ha fatto capire un'altra cosa, e oggi avevo avuto la percezione in questi giorni, ma adesso ancora di più. E ognuno di voi ha fatto propria la battaglia, ognuno di voi ha sofferto con noi, ognuno di voi ha avvertito l'esigenza di fare qualcosa di più del semplice elettore, ognuno di voi ha avvertito che c'è il rischio di tornare indietro. E quindi noi non abbiamo avuto 12 candidati, ma abbiamo avuto un esercito di candidati. Bravo! Quando io nel comizio di chiusura vi ho detto: guardate, io sto avvertendo questa cosa, io sto avvertendo che ognuno di voi nella stretta di mano mi sta lasciando qualcosa, mi sta dando un messaggio importante. Il messaggio di oggi, di quella stretta di mano, oggi si è trasformato negli abbracci, nelle lacrime di ognuno di voi. Non ho mai visto, eppure di campagne elettorali per le comunali ne ho fatte un bel po' fino ad oggi, non ho mai visto i semplici sostenitori, i semplici elettori essere ansiosi come eravate ansiosi voi oggi. Cioè, io ero il meno ansioso. Ho gente che mi ha detto: guarda, io ho dovuto lasciare il posto di lavoro perché non riuscivo a stare. Gente che, amici che mi hanno telefonato e mi dicevano: scusa, ma che cosa sta accadendo? Io dice: guarda, non lo so, sto al mare, non lo so, tra poco arrivo e vediamo. Ho avvertito in ognuno di voi un'ansia, e soprattutto ho avvertito in ognuno di voi, dopo, quando abbiamo vinto, quelle lacrime di gioia di chi ci ha messo in questa vicenda, in questa campagna elettorale, tutto se stesso, perché sapeva che se fosse accaduto qualcosa di diverso, noi saremmo caduti nel baratro, avremmo fatto 1000 passi indietro. Ognuno di voi è diventato portatore sano di democrazia, ognuno di voi ha impugnato quell'arcobaleno e ha fatto una battaglia come se fosse la sua battaglia. Io vi ringrazio, ma vi ringrazio perché avete colto il messaggio che volevamo dare. Con la nostra campagna elettorale vi stavamo dicendo questo, stiamo avvertendo questo timore. Io ho parlato di argine democratico e voi questo argine l'avete costruito, l'avete portato avanti, l'avete portato nelle case e avete assunto su di voi la responsabilità che in questo paese noi non potevamo perdere, che in questo paese noi dovevamo continuare a vincere. Di questo io vi sono immensamente grato. E oggi ho capito perché siete esplosi tutti quanti nelle lacrime. Penso che se le nostre fogne
hanno retto e non ci siamo allagati è perché probabilmente il nostro sistema fognario funziona ancora. Grazie, ogni abbraccio, ogni lacrima, ogni sorriso, io lo porterò sempre con me, sarà parte di quello che è il mio patrimonio. Questa sera mi è arrivato un messaggio di un amico, un politico, un amico non dicese, il quale da osservatore mi ha scritto un messaggio bellissimo che sintetizza quello che vi stavo dicendo. Ha detto: ho visto un po' di cose su Facebook e mi sono emozionato. A 50 anni non è facile che qualcosa ti stupisca, ma a Cesa è successo qualcosa di molto importante e non solo un fatto politico. A Cesa ha vinto Nuova Primavera Cesana. Ora, noi abbiamo riportato nella piazza la politica, abbiamo riportato tra la gente comune la voglia di discutere le sorti di questo paese. Abbiamo discusso nelle case di quello che vogliamo fare e di come lo dobbiamo fare. E abbiamo suscitato entusiasmo, abbiamo suscitato passione, abbiamo suscitato emozioni. La parola che più mi ha rincorso in questa campagna elettorale è stata emozione. Enzo, quando tu hai parlato di quello che vogliamo fare, io mi sono emozionato. Quando ho ascoltato i tuoi candidati, ho provato la voglia di mettermi in gioco. Questa emozione, questa voglia di fare, questa passione che ognuno di voi ha dimostrato in questa campagna elettorale, ma soprattutto nel portare avanti con noi questa battaglia, non deve svanire. Questa forza democratica che è rappresentata da voi che state qua non può svanire. Dobbiamo continuare ad essere insieme, dobbiamo continuare ad essere vicini. Il sogno di Nuova Primavera Cesana, che oggi diventa realtà, deve continuare. Questo arcobaleno che vedete alle mie spalle, che è il nostro simbolo da 5 anni, non può perdere la vivacità dei suoi colori. Io vi chiederò nei prossimi giorni di continuare ad esserci vicini, di continuare a lavorare con noi, troveremo le forme giuste per fare in modo che questa piazza continui a sollecitarci, che questa piazza continui a dirci che cosa dobbiamo fare, come lo dobbiamo fare e se stiamo sbagliando ci dica: signori, state sbagliando, perché noi siamo fondamentalmente soggetti democratici, siamo persone che hanno fatto dell'ascolto, della propensione a stare attenti a quello che ci dice il cittadino, abbiamo fatto il nostro modo di fare, il nostro modo di operare. Noi vogliamo continuare così. Abbiamo ancora tanto da fare, abbiamo tantissime cose da portare avanti, ci sono dei temi su cui dobbiamo lavorare da domani mattina. Io l'avevo promesso che saremmo stati già al lavoro domani mattina e così sarà. Abbiamo il tema della riapertura delle scuole, su cui diciamo c'è qualche passionaria che sostiene che è accesa, diciamo c'è la fine del mondo nelle scuole. Credo che abbiano votato più di 5.000 persone a Cesa, avete visto le condizioni della scuola elementare, non mi sembrava poi così decadente, no? Quindi abbiamo però in maniera seria da dover affrontare questo argomento, nel senso che ci sarà la riapertura, abbiamo deciso con il dirigente scolastico questa sera, questo per dire che non c'è dialogo stasera, mi ha chiamato il dirigente scolastico, posticiperemo molto probabilmente la riapertura a lunedì, come stanno facendo un po' tutte le scuole, per consentire una corretta sanificazione e gli ultimi adempimenti. Ma c'è da lavorare anche su quelli che sono i temi che hanno contraddistinto il nostro programma e che hanno portato ad essere in questo paese maggioranza per la seconda volta. Io avevo promesso un impegno per la riqualificazione di questa piazza, lo faremo dal primo minuto, ho promesso un intervento rapido per individuare un sito alternativo per l'isola ecologica, lo faremo dal primo minuto e soprattutto ci sarà un impegno massimo sul completamento di alcune cose. Guardate, a me viene da sorridere perché cioè non è possibile che noi facciamo le strade, cioè la riqualificazione della strada, l'asfalto, hanno lavorato sabato pomeriggio e mi si dica
stai facendo le strade il sabato pomeriggio. Non le fai e dici che non le fai. Le fai e dici che... Allora, abbiamo degli argomenti su cui dobbiamo continuare con una certa celerità, quindi parlavo della riqualificazione delle strade, deve ripartire immediatamente i lavori per la copertura del secondo lotto nel cimitero cittadino. Dobbiamo sicuramente mettere mano a quello che è l'impianto di pubblica illuminazione, ma non perché le luci a LED non sono belle, perché c'è un problema di tipo diverso che, diciamo, probabilmente non è stato avvertito, non è stato colto, che è quello della sicurezza dell'impianto, e anche su questo ci deve essere il completamento della installazione delle luci a LED, e poi dobbiamo avviare quello che è un ragionamento per quanto riguarda la pubblica illuminazione. C'è un tema a me caro, che è quello di prolungamento di via Fasci Siciliane. Anche lì dobbiamo in maniera celere partire con i lavori. Abbiamo fatto un intervento temporaneo, parziale, per cercare di dare un minimo di dignità alle persone che abitano in quella zona, e poi dobbiamo lavorare per portare in consiglio comunale al più presto il piano urbanistico comunale, cioè il piano regolatore, così i miei avversari la finiranno di dire che raccontiamo storie, raccontiamo favole. La verità è che noi in 5 anni abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo mettere in campo. Abbiamo messo in campo tutto quello che erano i progetti. Peraltro adesso c'è un aspetto veramente drammatico, anche qui consentitemi una battuta che non vuole contraddire l'appello alla minoranza. Qualcuno diceva che bisogna governare qualche dipendente comunale. Probabilmente non li troverà più quei dipendenti, perché vanno in pensione domani mattina. Quindi abbiamo un problema molto serio sul personale, per cui in maniera rapida sono in corso le procedure per l'assunzione del nuovo personale, e dovremo prestare massima attenzione ad alcuni aspetti che riguardano l'ambiente, in particolare quello che è il tema degli sversamenti e sostanzialmente il tema poi della raccolta più efficiente. Io sono consapevole che c'è un problema sulla raccolta più efficiente, però diciamo il tema può essere migliorato se qualche dipendente locale di Cesa facesse il suo mestiere. Bravo! Perché sono stato accusato del fatto che alle 5 del mattino esco e vado a controllare, o faccio i video mentre perdono tempo nel bar, sappiate che da domani mattina riprenderò a fare quello che ho fatto in questi anni. Ora, io concludo dicendovi un'altra volta grazie, perché voi avete dimostrato di essere un popolo e una comunità di persone mature, di persone intelligenti, di persone che hanno individuato in maniera molto precisa qual era la differenza tra noi e i nostri avversari, e avete premiato noi. Noi abbiamo ora una responsabilità enorme. Una responsabilità enorme, perché ci avete dato una fiducia straordinaria, e questa fiducia straordinaria non va assolutamente tradita. Il nostro compito è quello di portare avanti quello che vi abbiamo promesso, con la speranza che fra 5 anni questa piazza potrà ascoltare quello che abbiamo fatto da qui e al futuro. Io vi ringrazio, vi saluto, e ancora forza nuova primavera. Aspettate. Ci sono prima i cuochi, e poi attenzione a queste cose qua. Gina. Benedetta Lombarda. Ciao Giustina. Non conosco Lucrezia. Voi che sto prato di anni sotto il cielo. Migliaccio Gina. Il suo 60 è la storia siamo. Guarino Giuseppina, detta Giuseppina. Siamo noi, le stelle del mare.
L'altra donna è D'Agostino Francesca. Un applauso a tutti i presenti sul palco. E i nuovi assessori saranno Autiero Nicola, D'Agostino Francesca, Guarino Giuseppina, Mangiacapra Domenico, applausi, Maradino Alfonso, Ilia Ciacino, Punto Francesco Maria, Iliano Cesare, gli altri saranno tutti collaboratori. Quindi avete vinto tutti, ha vinto. Erika, c'è un omaggio anche per te. Grazie. Sì. Quando pensa a tutto, perché tu sei stato un cavallo di battaglia. Erika, Alma, un applauso per la tua collaborazione. Le donne, venite avanti, vai. Ecco, ecco, Erika, non mi qui. Le donne, venite avanti. Un applauso. Eccolo qua, le donne candidate. Sembrava la fine del mondo. Sono ancora. Si vuole la vita. Il freddo quando arriva, poi va via. Adesso aspettate, c'è ancora qualche altra cosa, perché adesso non è finita qui. Tu me lo dici sempre. Come si ciurà a dire? Questo è a fare diretta, ma la dovevo fare.